Mister Padula del Maracanà, è stata una partita che avete giocato veramente molto bene. Avete sfiorato il successo contro il pronostico, avete messo in seria difficoltà l'assistenza in sportivi. Peccato per come è andata. Sì, peccato purtroppo la lotteria di rigori è così. Eh, non si sa mai come va a finire. Io ci tengo a ringraziare tutti i ragazzi dal primo all'ultimo per l'impegno che hanno messo e hanno fatto la partita che volevamo. Noi l'avevamo preparata così perché sapevamo che loro comunque erano superiori dal punto di vista tecnico. Però un po' il campo ci aiutava, un po' l'abbiamo preparata bene e credo che abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. Purtroppo poi rigori bravi a loro e complimenti a loro. Quello che non siamo riusciti a spiegarci è come sia stato possibile che la sua squadra in campionato sia stata così sottotorno. Abbiamo ottenuto veramente pochi punti, mentre oggi è sembrata veramente una grande squadra. È vero, è vero. Non me lo riesco a spiegare ancora nemmeno io perché comunque io conosco tutti i ragazzi, li ho scelti io dall'inizio dell'anno. Purtroppo noi siamo partiti con un progetto nuovo perché l'anno scorso tutti i ragazzi che stavano a Maracanã sono andati via, quindi non era facile ricostruire da zero. Eh, ripeto, i ragazzi li ho portati io, quindi sapevo che cosa mi potevano dare ed era strano questi risultati. Però il primo anno è così, spaghi l'esperienza, paghi gli errori singoli, anche stasera un paio di gol che probabilmente potevamo evitare. Però ci prendiamo tutta questa esperienza di quest'anno per fare benissimo l'anno prossimo, sicuro. Gaetano Marino, giocatore di Rocca Secca, ha trascinato con una fantastica tripletta la sua squadra che ha vinto i calci di rigore. Una doppia soddisfazione perché con i ripescaggi probabilmente oltre ad essere in finale delle Final Four siete anche ripescati in C2. Sì, dovrebbe essere così. Contiamo a vincere anche questa finale, ci proviamo, poi sappiamo però la squadra avversaria, una squadra fortissima, l'ha dimostrato anche durante l'anno e niente. Adesso cercheremo di impegnarci, vorrei fare i complimenti anche alla squadra avversaria di oggi che si è dimostrata un grande gruppo, un grande carattere, il mister Pagassoni, un grande ragazzo. Hai segnato tre gol, vuoi dedicarli a qualcuno? Sicuramente, due ai miei figli Alessandro e Andrea e a mia moglie Viviana che ormai non ce la fa più, allora facciamo questa dedica anche a lei. Alessio Bertassello, dirigente del Real Podgora, ce l'avete messa tutta. Siete andati molto vicini a questa finale, siete usciti soltanto ai calci di rigore? Molta sfortuna. Sì, eh, devo dire che non ci ha premiato, ci ha premiato i rigori. I rigori è una lotteria, e purtroppo ci andava male. L'avevate recuperata questa partita dopo che si era messa malissimo con un gran finale. Poi è mancato l'acuto decisivo. Sì, faccio complimenti a tutti i ragazzi che si sono impegnati, eh, soprattutto eh, Nevio Fiaggioni che ha fatto la tripletta e complimenti a Federico Sanavia, al portiere che è da tanto che non giocava e si è rimesso in forma per questa partita. Enrico Pasquali Coluzzi per Mondo Futsal TV.